resist Bane. No! Proprio come un federale, dorme sul lavoro. Ho fatto un sogno stranissimo. Ah sì? Ma è proprio un dolce ragazzo, allora. Se posso esserle utile per tornare a noi, avrai altre domande da fare a proposito dell'assassinio di Fisher. Certo, detective, ma non ne avevamo già parlato alla stazione di polizia? Le cose sono cambiate. Abbiamo trovato il resto di Lowey sparpagliato vicino al lago Erie stamattina. Ah, capisco. Cosa sta pensando? Prima di tutto mi chiedo perché lo squartatore le ha consegnato un pacchetto come se fosse il suo lattaio. Non capisco perché debba essere stato l'assassino. Dovrebbe indagare sull'artigliere del magazzino. L'avete identificato? Ragazzo, glielo ripeto, quella scatola non è un incidente. L'assassino voleva inviarle un messaggio e io voglio sapere perché. Il mio caso non ha niente a che fare con quello dello squartatore. Io stavo investigando su un'organizzazione che si fa chiamare Confraternita di Thule. È un'organizzazione di fascisti che potrebbero avere contatti con i nazisti. E che diavolo c'entrano loro con tutto questo? Non sono sicuro di sapere chi sono, ma Lowey lavorava per loro. Si occupano di cose alquanto strane. Quali cose strane? Dei nordici, cavalieri pagani, cose del genere. E lei crede che abbiano fatto fuori Lowey? Eh? Ne sono sicuro. Che cos'altro sa di questa cosa confraternita? Purtroppo non molto. Loro sono arrivati a Lowey prima che io potessi scoprire la realtà dei fatti. Ma ho una notizia certa per lei. Lowey è stato fatto fuori dallo squartatore. Se le viene in mente qualcos'altro, me la faccia sapere. Ok, campione. Certo, detective. Rovina il mio lavoro al McGinty e ora ci ritroviamo con due cadaveri tra le mani. Il suo ragazzo è un po' troppo giovane. Pearson è più che in grado di condurre queste indagini. Oh, allora perché il mio ufficio non è stato avvisato? Questo affare è di competenza del COI. Il caso è di Pearson e lui aveva tutti i diritti di trovarsi sul posto. È per questo che ha parlato di Pinsky. E lei sa cosa è accaduto a Wally. Non ce l'ha fatta e così l'FBI ha dovuto... Non mettere di mezzo Walt in questo... Jimbo! Come andiamo, amico? Finiamo questa conversazione più tardi. Mi spiace di averla messa in difficoltà, signore. Oh, non ti preoccupare, figliolo. Io ho le spalle abbastanza larghe per quel gradasso. Ho scoperto molte cose nelle mie ricerche, signore. Ne sono convinto, figliolo. Ti stai riprendendo, Jim? Sto bene, signore. La ricordo la prima volta che ho ucciso un uomo, durante la Grande Guerra. Non dimenticherò mai il suo sguardo. Questo lavoro a volte è molto spiacevole, signor Pearson. Sì, signore. A cosa alludeva Winslow quando parlava del destino di Pinsky? Quell'arrogante! Ci vuole proprio un bel coraggio per venire qui a insegnarmi il mio lavoro. Ma lasciamo perdere, Winslow. Un giorno imparerà che ciò che fai prima o poi ti ritorna. Se non mi sbaglio, mi chiedevi di Walt. Sì, signore. Walt ha pestato i piedi a qualcuno e quando il suo comportamento si è fatto un po' troppo zelante, l'FBI ha chiesto in giro qualche favore e il povero Walt fu incastrato.
Hanno detto che soffriva di esaurimento nervoso e l'hanno ricoverato in manicomio. Che diavolo, queste rune sembrano quelle che ho trovato prima. Mi piacerebbe sapere che cosa aveva trovato Pinsky. Forse il suo caso è più legato al mio di quanto pensassi. E che abbiamo qui? L'Hotel Cleveland, eh?